Ciao ragazzi, qui è FX2, ben ritornati oggi qui sul mio canale. Oggi, signori, siamo qui tornati con un nuovo video e siamo qui nello specifico con il terzo episodio del mercato che farei. Nello specifico, il mercato che farei del Palermo. Prima di iniziare, signori, mi raccomando, cosa fondamentale, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale qualora non l'avete ancora fatto. Vi ricordo l'obiettivo Road to 100 iscritti. E se ne commentate, condividete, ragazzi, come al solito. E cosa molto 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 importante, devo ringraziare, signori, per la realizzazione, diciamo così, di questo mercato che farei, per tutti i consigli che mi ha dato Andol99, youtuber del Palermo, tifoso del Palermo, che parla sia di Palermo ma anche comunque di calcio, insomma, che parla di calcio in generale. Qualche altra squadra, ha fatto un video, se non sbaglio, anche su Catanzaro, comunque parlando anche un po' di calcio in generale, però nello specifico è un tifoso del Palermo che mi ha aiutato a realizzare questo mercato che farei, dandomi alcuni consigli. Detto questo, partiamo subito. Ovviamente, ragazzi, prima di iniziare con il video vero e proprio, vi devo fare delle premesse. La prima è che chiaramente, ragazzi, Dionisi, tra i vari moduli, il modulo con la quale lui dovrebbe rendere meglio, teoricamente, da quello che ho sentito, è il 4-3-1-2, e quindi costruiremo un Palermo su questa base, su questo modulo. La seconda premessa che invece vado a fare è il budget, perché il Citigroup si è imposto, diciamo, l'idea di andare di partire comunque da una base di circa 50 milioni. Ora, ovviamente, qui non li andremo a spendere tutti, però che chiaramente, ragazzi, anche perché in Serie B è molto difficile spendere 50 milioni, però comunque costruiremo un Palermo con questo budget, ragazzi, anche se non li spenderemo tutti, ovviamente non importa. Detto questo, ragazzi, partiamo subito e partiamo ovviamente dalla porta, partiamo dai portieri. Quest'anno il Palermo aveva in porta Piacelli, Desplanche, Kanuric e Nespola. Allora, partiamo, ragazzi, subito dal presupposto che Kanuric lo perderemo a parametro zero. Per quanto riguarda invece Pigliacelli, ragazzi, nella vita reale è in partenza, il Palermo pare lo voglia vendere e io, ragazzi, lo vado a cedere a 1 milione. Il prezzo di Transfermarkt, ragazzi, sarebbe comunque di 800.000 euro, però secondo me 1 milione potrebbero anche dare. Perché, ragazzi, perché, ma perché vado a fare soprattutto questa cessione? Oltre perché si parla anche di una cessione di Pigliacelli nella vita reale, come ho detto prima, ma anche perché voglio, ragazzi, dare più spazio a Desplanche, ragazzi. Voglio dare più spazio a Desplanche perché secondo me la cosa che gli è mancata l'anno scorso è stato proprio il minutaggio. Un portiere che merita minutaggio, che merita più spazio, e di conseguenza glielo andiamo a dare questo spazio, gli andiamo a dare minutaggio, e che secondo me, ragazzi, merita e della quale ha bisogno a premio. E poi, ragazzi, mi tengo Nespola come terzo. Quindi a questo punto, per il momento, i nostri portieri sarebbero Desplanche e Nespola con un budget di 51 milioni, ovviamente il milione aggiunto dalla cessione di Piacelli. Qui, ragazzi, ci serve un portiere che accetti comunque di fare alternanza, che non si lamenti se sta in panchina, se magari quelle volte che sta in macchina non si lamenta. Quindi vado, ragazzi, dal Milan a prendervi Davis Vázquez, ragazzi. Davis Vázquez dal Milan lo prendo in prestito con diritti di riscatto a circa 1,5 milioni. È un portiere, ragazzi, che secondo me ci può stare. È un portiere che ha fatto anche, che reduce anche dalla scorsa stagione, dagli scorsi 6 mesi all'Ascoli. È un portiere che secondo me per la B ci sta. Un portiere che ci potrebbe dare una grossa mano. Comunque, non giocherà tantissime partite, perché secondo me sia Desplanche che Vázquez sono due giocatori che possono fare tranquillamente comunque alternanza. Quindi i nostri portieri sarebbero Davis Vázquez, Desplanche e Nespola, e un budget di 51 milioni. Passiamo adesso ai difensori centrali. Per quanto riguarda la difesa centrale, il Palermo quest'anno aveva Lucioni, Ledel Seara, Ceccaroni, Graves, Marconi e Peda che torna dal prestito. Alla presto, alla spalla. Allora, ragazzi, qui innanzitutto le conferme qui sono Peda, che secondo me comunque come ultima scelta, diciamo così, ci può stare, Graves e Ledel Seara. Queste sono le conferme. Poi, per quanto riguarda le cessioni, Marconi, ragazzi, ci saluterà a parametro zero. Poi Lucioni lo vado a cedere per 300.000 euro, e Ceccaroni lo vado a cedere a 1.600.000 euro.
prezzo da entrambi i prezzi, sia i duccioli che i ceccheroni presi da. Quindi in questo momento, ragazzi, con un budget di 52 milioni e 900 mila, abbiamo quindi in questo momento Nedelcy Alvarez e Peda come difensori centrali. Bisogna, ragazzi, andare a fare degli investimenti. Il primo investimento che vado a fare è quello su un giocatore che nella vita reale è praticamente quasi ufficiale, e sto parlando di Nicolau dello Spezia, che vado a pagare la bellezza di 2 milioni. Che comunque vi metterò, ragazzi, i prezzi dei giocatori qua sotto. Mentre l'altro difensore centrale che vado a prendere, ragazzi, vado dalla Salernitana e vado a prendermi Matteo Lovato, che secondo me è un giocatore molto molto valido, un giocatore che potrebbe sposare il progetto Palermo e secondo me potrebbe anche decidere di rimanere comunque sempre in Serie B, ma comunque con un progetto a Palermo più ambizioso rispetto magari alla Salernitana, che stanno succedendo un po' di casini ultimamente. Quindi di conseguenza, ragazzi, questa sarebbe la nostra difesa centrale, ma adesso arriveremo anche ai terzieri, dove ci sono dei giocatori che possono giocare anche difensori centrali. Però i difensori centrali di ruolo, diciamo così, sono Nicolau, Nedelcy Alvarez, Lovato e Peda, e un budget di 45, intorno ai 45 milioni e 900 mila. Passiamo adesso ai terzini, ragazzi, ai terzini. Allora, qui il Palermo, ragazzi, quest'anno aveva Lund, Aurelio, Buttaro e Diakité, con Devetak che torna dal prestito. Allora, innanzitutto le conferme principali sono Lund a sinistra e a destra Diakité, che però già vi annuncio che non sarà il titolare, mentre Lund sarà ovviamente. Il motivo degli altri, Aurelio, ragazzi, lo vado a cedere a 700.000 euro. Si parla comunque nella vita reale di una cessione in prestito con diritto di riscatto, mi pare. Io lo vado a cedere a titolo definitivo e va bene così. Mentre per quanto riguarda Devetak, torna al prestito e lo saluto per 500.000 euro. E mentre per quanto riguarda invece Buttaro, ragazzi, io lo mando in prestito, ragazzi. Lo mando in prestito perché qui, ragazzi, comunque, adesso che lui può fare sia il terzino destro sia il centrale di difesa, così come Diakité. Però, ragazzi, qui diciamo che non troverà tutto sto spazio, visto che comunque abbiamo fatto adesso la difesa centrale con giocatori molto validi. Adesso prenderemo due terzini destri, uno con una scommessa e uno con un titolarissimo. Quindi, ragazzi, Buttaro non troverà troppo spazio, quindi io lo mando in prestito. Quindi, ragazzi, a questo punto avremo solamente Lund a sinistra e Diakité a destra, con un budget di 47 milioni e 100 mila euro. A questo punto, ragazzi, ci servono qui dei terzini, chiaramente. Partiamo dalla sinistra perché ci serve una riserva di Lund, o comunque un giocatore che può fare alternanza con Lund. E sto parlando, ragazzi, di Reca dello Spezia. Reca, Rezza, non so come si pronuncia. Giocatore che può farci comodo, ovviamente non sarà un titolare fisso, ma farà comunque alternanza con il terzino statunitense. Mentre per quanto riguarda di destra, ragazzi, io qua, come ho detto prima, voglio puntare su due terzini. Diakité, ragazzi, comunque farà, diciamo, la super sub a destra, ma può tranquillamente giocare anche come difensore centrale, però teoricamente deve essere un terzino destro. Comunque, ragazzi, io vado a prendere un titolarissimo, e il titolarissimo è Candela del Venezia. È un po' improbabile? Non lo so. E comunque, ragazzi, un giocatore che vado a pagare 3 milioni. Comunque, ragazzi, anche se, ragazzi, lo vado a prendere per 3 milioni dal Venezia. Mentre per quanto riguarda comunque la scommessa, da quale vi parlavo prima, è un giocatore che viene dal New York City, quindi una squadra facente parte del City Football Group, e vado, ragazzi, a prendere Ilenic dal New York City. È un giocatore che fa parte di una squadra proveniente, una squadra che fa parte del City Group, una squadra di proprietà del City Group, e quindi di conseguenza un giocatore che è una scommessa, ragazzi, ovviamente. Quindi è un giocatore che, male che va, lo prendo in prestito con diritto di riscatto, quindi, ragazzi, male che vada, poi possiamo anche rimandarmi indietro. Però diciamo che è quel classico, ragazzi, giocatore giovane, comunque può farci anche comodo volendo. È un giocatore che, tra l'altro, mi si è informato leggermente. È un giocatore che è bravo a fare la fase offensiva, ma pecca un po' in fase difensiva. Comunque, ragazzi, io lo prendo in prestito con diritto di riscatto e vediamo un po' come se la cava. Ovviamente non sarà un titolarissimo, quindi ci può anche stare come acquisto effettivamente, anche perché è un giocatore che viene da una squadra del City Group. Quindi, detto questo, ragazzi, i nostri terzini sono Lund e Reca a sinistra, Candela, Diakité e Ilenic a destra, con un budget di 42.800.000 euro. Passiamo adesso, ragazzi, ai centrocampisti centrali. Qui, ragazzi, il Palermo quest'anno aveva Gomez, Oblak, Segre, Ranocchio, Henderson, Mamadou Coulibaly, mentre i giocatori che tornano dal prestito sono Gerbi Pro, Taric e Damiani. Allora, vi dico già che Mamadou Coulibaly
e Henderson torneranno a casa base, finirà il loro prestito e quindi torneranno nelle loro padre. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, Stulak lo vendo per 1 milione, Damiani lo vendo per 200.000 euro, mentre Claudio Gomes lo vado a cedere a 3 milioni, ragazzi, 3 milioni per Claudio Gomes. Quindi di conseguenza, ragazzi, gli unici che effettivamente rimarrebbero sono Segre, Ranocchia e Bro. Quindi qui, ragazzi, tocca chiaramente fare degli investimenti. L'investimento, ragazzi, più costoso che vado a fare qui, vado ancora a pescare dal mercato estero e mi vado a prendere Monchu dal Real Valladolid. Giocatore che comunque può farci comodo, comunque è sì una scommessa, però secondo me è una scommessa che potrebbe funzionare. Un giocatore che vado a prendere a titolo definitivo. Giocatore che vado a spendere 5 milioni su di lui, quindi non spiccioli per la Serie B. È un giocatore che comunque può, a parer mio, fare comunque il titolare in questa squadra. E secondo me ci sta anche perché comunque abbiamo un centrocampo a 3, quindi comunque può giocare Ranocchia con Monce e con un altro che adesso andremo a prendere. Poi, per quanto riguarda invece un altro centrocampista, ragazzi, vado, ragazzi, a spendere 4 milioni per Estevez dal Parma, ragazzi. Estevez, giocatore che magari potrebbe anche accettare di scendere di categoria, secondo me sarebbe un ottimo colpo. Mentre ci serve anche, ragazzi, un panchinaro, comunque un giocatore che secondo me può tranquillamente fare la panchina, un giocatore che non si lamenta e sta in panchina. E sto parlando, ragazzi, di Schiavi della Carrarese. Anche questo comunque è un po' una scommessa, ovviamente un giocatore che comunque ha fatto molto molto bene in Serie C con la Carrarese, e secondo me comunque può essere un'ottima pedina per quanto riguarda il nostro centrocampo. Quindi, ragazzi, di conseguenza il nostro centrocampo sarebbe questo qui: Monchu, Estevez, Schiavi, Segre, Ranocchia e Bro, con un budget di 38 milioni e 700 mila euro, all'incirca 30.700.000 euro. Passiamo adesso, ragazzi, alla battaglia dei trequartisti. Il Palermo quest'anno aveva Vasic, Pella che torna dal prestito. Vasic me lo tengo, anche perché, ragazzi, è un giocatore che poi può fare sia il trequartista sia la mezzala, quindi volendo possiamo anche arretrarlo. Poi invece Pella lo vado a vendere a 225.000 euro, prezzo di Transfermarkt, ragazzi, lo vado a cedere a questa cifra. Da questo qui avremo solamente Vasic con un budget ancora con un budget di 38 milioni. Andiamo, ragazzi, a questo punto a prendere due giocatori. Il primo giocatore che vado a prendere, ragazzi, è la riserva, e sto parlando di Claudio Cassano dal Cittadella. Ovviamente non sarà titolarissimo, un giocatore che potrebbe comunque fare alternanza, o comunque potrebbe giocare quando si farà male il titolare, quando comunque il titolare, che poi adesso andremo a prendere, secondo me faremo un colpaccio, poi quando il titolare non ce la farà, quando dovrà riposare. Un giocatore, secondo me, ottimo, un'ottima promessa, ragazzi, tra l'altro un giocatore che a me piace molto prendere, tenendo ovviamente Vasco, come ho detto prima, un giocatore che potremmo anche arretrare, un giocatore che può giocare anche mezzala. Poi, ragazzi, ovviamente ci serve uno titolarissimo. Il titolarissimo che vado a prendere è Verdi dal Como, ragazzi. Simone Verdi dal Como, che vado a pagare la bellezza di 3 milioni, ragazzi. 3 milioni per Simone Verdi. Secondo me è un colpaccio. È un giocatore che va per la trentina, questo è vero. Però, ragazzi, per la Serie B è ottimo. Bisogna vedere se il giocatore comunque potrebbe magari accettare di scendere di categoria, questo bisogna vedere, però comunque potrebbe sposare un progetto che gli garantirebbe innanzitutto ovviamente la titolarità fissa e comunque la centralità all'interno del progetto, però comunque potremmo ovviamente garantirgli un progetto che può appunto incentrato alla promozione in Serie A quest'anno. E secondo me comunque Verdi potrebbe tranquillamente venire a Palermo. Comunque, come ho detto prima, abbiamo bene che proprietà ha il Palermo, che comunque è in grado di convincere certi giocatori, quindi io me lo vado a prendere. A questo punto la nostra quarta sarebbe Verdi, Cassano e Vasic, con un budget di 33 milioni e 900 intorno ai 30. Passiamo adesso agli esterni. Questo signor reparto che dobbiamo un po' andare a spoltire o comunque andare a svuotare, diciamo così, perché abbiamo il Palermo Cassano di Francesco, Di Mariano e Chaka Traoré. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo andare a spoltire questo reparto, visto che noi gli esterni il modulo non li abbiamo. Quindi Chaka Traoré tornerà al Milan, ragazzi, un riscatto troppo alto che non andremo ovviamente a pagare. Di Mariano, ragazzi, lo vado a cedere per 1.200.000 euro. Si parla anche che possa andare al Cesena, o comunque c'è questo interesse al Cesena, non mi ricordo. Fatto sta che comunque Di Mariano lo andiamo a cedere a 1.200.000 e vado a cedere anche Di Francesco per 1 milione e mezzo. A
questo punto, ragazzi, qui non avremo nessuno, con un budget però che aumenta a 36 milioni e 600 mila euro. Passiamo adesso, ragazzi, agli attaccanti. Al punto, qui, ragazzi, il Palermo quest'anno aveva Brunori, Soleri e Mancuso. Tornerà ovviamente al Monza, non lo riscattiamo e va bene così. Soleri invece lo vado a cedere a 500 mila euro. Mentre per quanto riguarda, ragazzi, Brunori, è la questione, diciamo, più calda per quanto riguarda l'azione di calciomercato del Palermo. E ragazzi, me lo terrei, onestamente, me lo terrei. Anche perché nella vita reale si parla che diciamo, non dico una certezza, cioè in realtà no, perché visto che c'è anche l'interesse della Cremonese, adesso in passato ci sono state anche Lecce, Empoli, se non erro, comunque adesso c'è il forte interesse della Cremonese su Brunori. Il giocatore dovrebbe rimanere a Palermo, ragazzi, e a questo punto io me lo tengo assolutamente. Raccoppio con un altro giocatore, visto che abbiamo qui l'attacco a due. Quindi qui, ragazzi, avremo solamente Brunori con un budget che è aumentato grazie alla cessione di Soleri a 37 milioni e 100 mila euro. Qui, ragazzi, dobbiamo andare a fare degli investimenti. Un investimento che vado a fare è sul titolare ed è, ragazzi, Pedro Mendes dall'Ascoli, giocatore che ho preso anche nel mercato che farei del Brescia e che in quel mercato che farei pagai 2 milioni e vado a spendere la stessa cifra anche adesso, ragazzi, 2 milioni per Pedro Mendes. Guardate che comunque, cioè, vado a spendere, forse è tanto, però secondo me, ragazzi, cioè, vista la concorrenza, comunque è un giocatore che non puoi per il mio lasciarti sfuggire, un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore veramente veramente forte, un giocatore che in Serie B, ragazzi, può fare veramente tanto, l'ha dimostrato anche l'anno scorso nonostante l'Ascoli sia retrocesso. Quindi me lo vado a prendere, me lo vado ad accaparrare e si affiancherà a Brunori. Vado a prendere adesso anche un potenziale titolare, visto che farà molto, molto probabilmente alternanza con Pedro Mendes, e sto parlando, ragazzi, di Mulattieri dal Sassuolo. Che vado a pagare la bellezza di 5 milioni, ragazzi. 5 milioni per Mulattieri, che, come ho detto prima, è un possibile titolare. Faranno alternanza. Comunque, nessuno dei due avrà né la titolarità fissa né la panchina fissa, diciamo così. Poi, ragazzi, mi servono altri. Voglio altri due attaccanti. Uno è una scommessa, ragazzi. Una scommessa. E un altro è un giocatore che a me piace. E tra l'altro, Dionisi, anche già allenato in passato. Che però comunque farà, diciamo, l'ultima o la penultima scelta. Ecco, diciamo così. La scommessa che vado a prendere, ragazzi, è Milovanovic dall'Almeria. Almeria, ragazzi, che è retrocessa, quindi ce lo potrebbe tranquillamente dare. Non è un bomber di razza, ragazzi, non è un bomber di razza, però comunque è un giocatore che, tra l'altro, è molto alto, se non sbaglio è tipo 1,97, quindi sarà molto utile per quanto riguarda i colpi di testa. Poi ripeto, è una scommessa, ragazzi, è una scommessa che mi vado a prendere in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni, quindi possiamo tranquillamente decidere a fine anno se riscattarlo o meno, quindi tranquilli che non ci andiamo a perdere. E quindi comunque un giocatore che mi andrei a prendere, perché può andarci anche bene, perché no, può anche magari esplodere a Palermo, chi lo sa. Mentre per quanto riguarda l'ultimo giocatore, per quanto riguarda le prime punte, è, ragazzi, Merola dell'Empoli, altro giocatore che a me piace molto, giocatore che ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso a Pescara. Non è, diciamo, una vera prima punta, è più un'ala che però può fare all'Eminenza chiaramente anche la prima punta, e sinceramente io lo vedrei meglio lì, anche perché l'anno scorso ha fatto veramente tanti gol. Quindi, ragazzi, a questo punto, queste sarebbero le nostre prime punte: Brunori, Pedro Mendes, Mulattieri, Merola e Milovanovic, con un budget di 29 milioni e mezzo, ragazzi, un budget finale di 29 milioni e mezzo. A questo punto, ragazzi, andiamo a vedere lo schieramento titolare, il probabile 11 titolare che si potrebbe schierare con questo mercato. Poi fatemi sapere anche la vostra formazione con questo mercato, o comunque anche magari i movimenti di mercato che avreste fatto voi, chiaramente, ragazzi, fatemi sapere tutto nei commenti. Comunque, in porta, ragazzi, ho messo Desplanche. Poi fate voi se mettere Vasquez o Desplanche. Comunque, Desplanche in porta, Lund, Nicolau, Lovato e Candela in difesa. Mo I tre centrali, Monchu, Ranocchia ed Estevez, Verdi trequartista, dietro le due punte, Brunori, Mendes. Oppure fate voi se mettere Brunori, Mulattieri, ho messo Brunori, Mendes. Comunque, ragazzi, questo è il mercato che farete al Palermo. Fatemi sapere, ovviamente, la vostra nei commenti. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Fatemi sapere, secondo voi, che
fatemi sapere che cosa ne pensate di questo mercato che farei, di dei movimenti di mercato che ho fatto. Fatemi sapere, ragazzi, tutto, mi raccomando, qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo quindi con un prossimo video. Vi ricordo, tra l'altro, ragazzi, che comunque è un gioco, è un video fantasioso, quindi prendetelo come tale, ve lo ricordo sempre. Noi ci vediamo con un prossimo video e arrivederci. Forza, presto.